Ciao ragazzi, bentornati sulla Climax Zone. Un nuovo episodio della Climax Zone dedicato, come vedete qui dietro, ai barchini. Esatto. Perché? Allora, in molti avete visto sicuramente il nostro nuovo barchino e tanti di voi ci hanno chiesto, ci hanno messaggiato chiedendoci molte informazioni. Ma tanti! Quindi abbiamo deciso di dedicare un episodio sulla Climax Zone anche perché ci sembrava un po' giusto spiegare dal nostro punto di vista cosa vuol dire avere un barchino, quindi l'utilità, esatto, che vi dà il barchino. Perché e come sceglierlo più che altro, esatto, in base a quelle che sono le nostre esigenze, quindi il progresso che abbiamo fatto dal vecchio barchino al nuovo. Esatto. Come mai questa scelta di cambiarlo? Adesso vi spieghiamo tutto in questo video. Noi praticamente abbiamo scelto e avuto l'esigenza di avere un barchino perché avendo il gommone, ovvero ce l'avevamo, però ragazzi il tempo lo sapete è molto ristretto per noi, quindi ci serviva una cosa pratica, veloce da poter andare a calare dove volevamo, quindi esatto, la soluzione era un barchino. Il barchino deve essere un alleato in pesca, quindi è la cosa che vi deve portare il vostro innesco nello spot e ovviamente vi deve calare l'innesco bene con ovviamente la posturazione, certo, sopra. Certo. Noi abbiamo scelto questa tipologia di barchini che è la T1, come già spiegato, perché ci dà la possibilità di calare bombette, bull di pastura, possiamo calare di tutto. Oltre a questo, ci ha aiutato, come avete visto, ora siamo qui alle Antille, quindi anche in questo lago avete visto il video. Chi non l'ha visto lo vada a guardare, perché grazie al barchino ci ha dato veramente una gran mano, esatto, il barchino. Quindi niente ragazzi, abbiamo preso l'occasione, abbiamo fatto un video della Zone. Oggi qui con noi abbiamo Andrea Toresi, ovvero il produttore e il costruttore di questi barchini AT1, infatti AT1. Andrea Toresi, perché ragazzi, siccome ripeto in molti ci avete scritto, abbiamo deciso di portare qui Andrea. Sì, perché poi qui le domande alcune erano anche tecniche. Esatto, e noi non possiamo del entrare mestiere troppo nel quindi, merito. Quindi piuttosto che dire cazzate, abbiamo portato chi li fa. Quindi ora, assieme a Andrea che arriverà in questo momento, che è qui con noi. Aspetta. Ciao Andrea, io mi sposto intanto. Vi lascio. Ciao ragazzi. Qui. Ciao ragazzi. Ecco Andrea Toresi. E qui adesso faremo qualche domanda a Andrea ci spiegherà un po' come funzionano ovviamente i suoi barchini, ragazzi, perché lui può parlare giustamente dei suoi, quindi lasceremo la parola a lui, noi faremo qualche magari domandina, ma sì, riportiamo qualche domanda che ci è stata fatta, perché appunto mi sembra giusto anche rispondere a chi non abbiamo saputo rispondere. Esatto, quindi ecco, in questo video cercheremo di dare una spiegazione magari in più riguardo a questi barchini. Esatto. Boh. Qua ne vedono tre, Cri? Sì. Perché sono tre modelli differenti. Diciamo che è tutto applicabile, no? Quindi certo, certo. Il barchino parte da uno, certo, standard per poi applicarci su varie cose che adesso andremo a farvi vedere. Allora ragazzi, ovviamente abbiamo calato due canne, quindi due canne sono in pesca, perché ovviamente siamo qui, non vogliamo calare due canne, giusto Max? Quindi le abbiamo calate. Magari in un'ora. Sono lì, poi vi faremo vedere e speriamo con l'occasione magari di fare anche una carpetta magari, no? Ah, quindi, anche una mur. Bene, piccolo preambolo, ora vi lascio a Andrea. Allora Andrea, innanzitutto prima di parlare delle specifiche tecniche dei barchini che fai, che produci, volevamo chiederti com'è nata questa passione di creare barchini, dovuta a un'esigenza perché sei un carpista e hai avuto bisogno di creare un barchino così, o sei un amante dell'elettronica, questa roba qua, insomma? Tutte e due le cose, un amante del carp fishing e amante dell'elettronica, lo faccio con tanta passione, tanta passione. Da quanti anni è che fai barchini? 20 anni, sì. Quindi anche tu pian piano ti sei evoluto. Certo, sia per questioni di minuterie elettroniche piuttosto, certo, che scoppie, certo, eliche. Certo. Ok, certo, perfetto. Quindi certo, è tanto tempo. Possiamo dire che sei arrivato a fare il tuo barchino migliore a questo punto in questi ultimi anni? Sì, perché sì, certo. Siamo sempre migliorati, sempre migliorati. Allora Andrea, partiamo un attimo con le informazioni, quelle un po' più tecniche, per chi poi appunto vuole magari farti qualche domanda in più. Sì. Perché noi ovviamente, non essendo tecnici ragazzi, lasciamo parlare chi li fa. Partiamo dalla scocca, che ovviamente è uguale su tutti i modelli, perché appunto la T1 prevede queste scocche. A parte il colore. A parte il colore, esatto. Spiegaci la scocca sopra, la scocca sotto. Mi sembra che questo è un tuo disegno, quindi l'hai creata tu. Certo.
Ok. Certo. L'ho creata io per qual motivo? Ecco. Per l'esigenza di questo scarico. Questo scarico qua? Di 2,5 kg. È veramente generoso. Esatto. Terminali lunghi, bombette, sacchettini grossi. Questa è studiato proprio, è studiato apposta per tutte le esigenze. Esattamente. Ma siamo stati al barchino, cioè, però questa è l'esigenza fondamentale del barchino. Ok, in più mi hai accennato prima che non è verniciato il barchino. No, non è verniciato, è praticamente la lastra fatta così, in ABS, contro i raggi solari. Questo cosa vuol dire per i comuni mortali? Che praticamente questo resterà sempre così. Cioè non si scolorirà mai? No, assolutamente no. C'è un trattamento sopra, una pellicola sopra che è dopo anche facile da pulire. Ok, tu ovviamente li fai di qualsiasi colore, perché ne vedo qua tre, ma ne ho visti fartene altri colori. Allora, tre colori e il nero, più il nero. Più il nero. Okay. Ok, perfetto. Allora Andrea, altra caratteristica importante secondo me sono i vani batterie, che certo, dalla nostra piccola esperienza, perché dico piccola perché ce l'abbiamo da poco, abbiamo però notato che sono veramente comodi e funzionali. E generosi. E generosi. Ci spieghi un attimo come funzionano allora? E generosi perché alla fine qua ci stanno quattro batterie se uno vuole. Quattro da una parte, quattro dall'altra. Ah. Molto molto facili da togliere e da inserire. Perché guardate, questo spinotto qua basta fare così. Ecco, io mi accorgo subito di una roba. I cavi sono veramente grossi. Grossi. Grosso. Perché? Perché il cavo grosso? Allora, perché il cavo grosso porta più ampere. Ok, quindi si tramuta in una maggiore... Esatto, la corrente diciamo non si disperde, non fa resistenza. Ok. Quindi semplicità nell'aggancio della batteria. Guardate, e il morsetto è veramente un morsetto robustissimo. Ok. Robustissimo. E in più vedo questo. Quello che... è per caricare la batteria. Ok, dopo magari facciamo vedere anche esatto, il caricabatteria, perché viene fornito, mi sembra, nel pacco. Certo, ok, pacchetto. Certo. Perfetto. Certo. Bene, quindi ragazzi, come vedete, vanno batterie. Facilissimo. Le batterie le potete mettere così, quattro ne stanno. Quattro spinotti. E via andare. E quanto ti dura con quattro batterie? Beh, una settimana? Sì, esatto. Esatto. Dipende poi dalle calate. Già noi con due. Questa è una 6000 55C, per dunque, insomma. Con due batterie così ti fai una giornata ma tranquillo proprio. Esattamente. Ok, esattamente, perfetto. Esattamente. Guardate il dettaglio anche dello sportello. C'è certo, fatto anche certo, il fattore con la sua guarnizione. Ragazzi, ci avete chiesto, ve lo stiamo mostrando bene adesso. Quindi... Con la sua guarnizione antipioggia. Antipioggia. Sì. Ecco, hai tirato fuori un argomento interessante, Andrea. Sì. La pioggia. Durante la pioggia si può usare un barchino? Sì, no? Se piove sì, poco? Sì. Il problema è il telecomando. Che praticamente bisogna stare... Attenti sotto l'ombrellone, nel senso non si può andare col telecomando così che piove, ma okay, il barchino non ha nessun problema. Quindi anche se c'è un po' di pioggia abbondante? Sì. Si può andare perché okay, qua questo qua è un interruttore stagno, questo è stagno, questo qua sono due guarnizioni praticamente. Ok. Prima insomma. Sì, poi ovvio che se viene giù la grandine forse meglio stare a casa. Esattamente. Ok, esattamente. Cioè non usarlo ovviamente. L'unico problema è il radiocomando. Il radiocomando va tenuto asciutto. Beh, e certo, non deve prendere acqua. Certo. Ok, dopo andiamo certo, a vedere anche il radiocomando perché certo, è un radiocomando di un certo livello ovviamente. Sì. Bene. Allora, un altro argomento da toccare, secondo me, non chissà quanto importante, ma vuole la sua parte, è il fattore luci. Perché io e Cri ci siamo proprio trovati in una sessione dove c'era veramente nebbia e grazie a luci così importanti... Vedevamo il barchino a 150 metri, ragazzi. Purtroppo non si può riprendere tante volte perché con la nebbia e tutto non è facile, ma credetemi... è impressionante. Andrea, io ti chiedo solo 30 secondi. Innanzitutto far capire alla gente perché dietro abbiamo una luce verde e una luce rossa. Sì. E davanti due bei fari così potenti. Le utilità. Allora, intanto siamo italiani. Ok. E si vede anche dalla maglietta che c'è la okay, bandiera italiana. Benissimo. Con questi due fari qua bianchi andiamo giù a calare il barchino. Aspetta, sono accesi, dico. Andiamo a calare il barchino di notte. Dobbiamo avere luce. Ok. Al dopo, cosa ho fatto? Se tu vai a destra, giusto? Sì.
è il LED rosso, se tu vai a sinistra è il LED verde. Ok, quindi è per orientarsi a distanza? Esattamente. Ok, esattamente. Ok. Anche. Ok, ok. E le luci si accendono e si spengono tranquillamente con esatto. Un click, ragazzi. Esatto. Quindi sul radiocomando c'è la, la levetta e guardate, si accendono le luci. Ma perché? Ma perché? Perché anche di giorno i LED servono a distanze. Beh, se si va a calare sui 200 metri è importante avere un riferimento. Come si fa a accendere le luci di giorno? Che il barchino va solo col comando del barchino. Esatto. Cioè, del telecomando. Sì, non è che c'è un tasto qua che poi dice a 200 metri, cavolo, mi sono scordato di accenderlo e devo recuperare tutto perché ok, beh, perfetto. Poi l'altra utilità che fa, ovviamente, quando stai andando a calare, sì, che l'ha detto prima, appunto, ti illumina la riva. Certo, esatto, certo. Perché questo qua, questi due fari, possiamo chiamarli fari, una volta che sto andando a calare, loro mi aiutano. Mi puntano, ok? Certo, quindi certo. Se non vogliamo fare troppa luce anche con la torcia da testa, perché lo spot è molto di quelli silenziosi, dove no? Con queste due luci possiamo andare tranquillamente a farci la luce sulla strada, ok? Bene, allora, questo era un argomento che volevo toccare perché ci è proprio capitato di recente di usarlo con la nebbia e secondo me era importante questo argomento. Ottimo. Eccoci qua, allora. Adesso, Andrea, se sei d'accordo, direi di capire il barchino, quello basico, ok? Che poi, sì, è anche brutto dire basico perché sembra quasi il giocattolino. No, siamo già di un certo livello col barchino, quello basico che fai tu. Certo. Spiegaci che cosa fornisci con il modello base. Ok, naturalmente il barchino. Ok, naturalmente. Allora dai, quindi il barchino, sì. Allora. Ok. Due batterie da 5000, il suo radiocomando, il suo caricabatterie e la sua borsa. Ok. Questo è l'AT1 base. Standard. Chiamiamolo standard. Perché base non mi piace, vabbè. Sono sincero, perché base è qualcosa che magari viene... L'AT1 standard. Di default è così. L'AT1 standard. Oh, chiamiamolo standard, mi piace di più. Perfetto. Perfetto. Poi, che optional possiamo montare sul barchino standard per farlo elevare allo step successivo? Quali optional puoi offrire? Allora, posso offrire l'eco scandaglio. Eco scandaglio che usi cosa come eco scandaglio? Uso il dipper. Ok, allora modifico il dipper. Ok. Dopo si possa montare qualsiasi eco scandaglio, non è quello il problema. Ok. Quindi si può inserire il dipper, certo. Che lo inserisci dentro proprio il barchino? Dentro il barchino. Ok, perfetto. Dentro il barchino. Okay. Perenne, fisso, perenne, diciamo. Perenne, quindi sì. Non modificabile. Ok. Non si può più utilizzare con la canna. Ok, perfetto. Assolutamente. Ok. Quindi il primo optional, ragazzi, è l'eco scandaglio, ovvero il dipper. Dipper eco scandaglio comodo comunque, perché andiamo a capire quello che è il fondale a 150-200 metri, certo, che magari certo. Con un plumbing o un marker, insomma, arrivare a 200 metri con un marker, a meno che non è il gommone che appunto vai lì così a sentire, ma certo. Direi che un eco scandaglio, e tanti lo usano, lo sappiamo, il dipper è qualcosa di eccezionale. Altro optional che possiamo metterci sopra? Ci possiamo mettere il pilota automatico col GPS. Che cos'è il pilota automatico col GPS, Andrea? Allora, che è quello che abbiamo anche noi, ci tengo a dire, ragazzi. Certo. Figata. Allora, qui sono tante cose da spiegare. Allora, ok, facciamo che diamo un piccolo. Allora, praticamente pilota automatico vuol dire che il barchino funziona automaticamente. Quindi mani alte e il barchino va. 10 waypoint memorizzabili. Che cos'è un waypoint? Waypoint è un punto GPS nord-sud. Ok, quindi allora, perché lui ormai è del mestiere, la racconta facile. Noi comuni mortali, vi spiego io perché ovviamente l'ho imparato adesso. Facciamo la prima calata col barchino, ok? Perché siamo andati là, abbiamo scelto lo spot, ci piace, caliamo. Se parte il pesce e quindi diventa un hotspot perché abbiamo catturato, se voglio tornare sulle stesse coordinate geografiche dove ho fatto la prima calata, io tramite un'applicazione che dopo andiamo a vedere, posso salvare le coordinate e far sì che il barchino nella calata successiva
tramite il nostro tablet o telefono, tramite sì. l'app, va, torna direttamente sullo stesso punto geografico in cui ha calato la prima volta che abbiamo salvato. Questo è il pilota automatico, certo. possiamo dirlo così in soldoni, perché, perché comunque c'è tutto il pubblico di grandi, bimbi. Lo possiamo memorizzare esatto. sul tablet, e la prossima volta che veniamo a pescare alle Antille abbiamo, ah, okay. abbiamo già i punti okay. fatti. Altra cosa che lui sa e lo dice così in modo sciolto. Voleva dire, possiamo salvare la sessione, certo. ovvero possiamo salvare i nostri tre punti dove abbiamo calato, ma se sappiamo che poi questi punti qua hanno reso, ci hanno fatto catturare, e settimana prossima torniamo di nuovo qua, certo. noi possiamo salvare la sessione e settimana prossima avremo già i waypoint, ovvero le coordinate geografiche delle tre canne, già salvati, così non dobbiamo perdere tempo per ritrovarli. Oltre al tutto, mi permetto di dire una cosa io, ragazzi. Inquadro? Vado da. Sì. Allora, cosa interessante del appunto del GPS è che se vi trovate poi di notte a calare una canna, con che facilità, esperienza vissuta, se vi trovate di notte a calare una canna, non dovete intanto accendere le luci, quindi non avete il consumo di batteria per le luci, uno. Certo. Secondo, siete sicuri che anche non venendo il barchino va a calare. Lui va e viene, perché poi c'è da dire una cosa, che tramite l'app si può impostare un punto chiamato home, casa, ok? Proprio sulla sponda, sottosponda, dove andiamo a calarlo noi con la mano. E questo ci permette, una volta calato, di impostare ritorno a casa. Il barchino torna, quindi noi non facciamo niente, possiamo intanto mangiare la costicina piuttosto che bere una birra, perché il barchino fa tutto da solo, ragazzi. Quindi questo è il pilota automatico. E basta per questo argomento, ok? Certo. Poi, un altro optional, dai, buttiamogli un altro, Andrea, ce l'hai? Sì, la telecamera. Telecamera, ok. Da che cosa è nata l'esigenza di avere una telecamera su un barchino? Allora, a grandi distanze... Sì? Non percepiamo la distanza. Esattamente, non vediamo la sponda a quanto vicino è. Con la telecamera possiamo calare veramente vicino. Quindi sponda. Quei famosi spot dove ti dicono cala attaccato al cannetto. Esattamente. Tu però da 200 metri non vedi quanto ti manca. No, perché noi abbiamo provato, eravamo a 5 metri dal cannetto. Sembrava che eravamo già arrivati un'ora prima. Ma con la telecamera okay. siamo andati veramente sotto. Quindi che cosa fornisci? Fornisci una telecamera e uno schermo, mi sembra. Una telecamera e uno schermo. Ok. Quindi grazie allo schermo noi poi vediamo cosa sta succedendo a 200 metri. Certo. E, che dire, Cri? Cioè, ragazzi, non è poca roba, ok? Noi ci tenevamo tanto a condividere con voi questo video, perché, ripeto, come Christian vi ha detto prima, ci avete bombardato di domande a cui non sapevamo rispondere. Quindi oggi vi abbiamo portato chi li costruisce e tanta roba. Naturalmente sul tablet possiamo scaricare tutte e due le applicazioni, sia del dipper che del pilota automatico, dividere lo schermo e vedere da una parte il pilota automatico e da un'altra parte l'ecoscanaglio. Ok, quindi allora tutte è consigliato un piccolo tablet, perché con un telefono normale, sì. diciamo la verità, va al momento solo col Samsung, dal 7 in su. Con Android. Col Samsung. Ma sì, Android, non Samsung. Android. Sistema operativo dall'Android 7 in su. Dall'Android 7 in su, mi dicevi. Va bene? Questo per il momento. Per il momento, però. Per il momento. Ok, perfetto. Ok. Ok, Cri. Allora, ragazzi, adesso vi facciamo vedere un attimo. Andrea adesso sta andando a scegliersi giustamente lo spot, quindi sì. Adesso andiamo, non facciamo la calata chilometri, facciamo solo vedere cosa vuol dire pilota automatico. Praticamente stiamo scegliendo un punto, perfetto. Adesso Andrea ha scelto il punto. Ok, naturalmente abbiamo fatto l'OM del nostro cavalletto. Ok, bisogna sempre fare l'OM. Quindi il punto di partenza, il punto di casa praticamente. Esattamente. Adesso faccio il waypoint. Allora, praticamente Andrea ha deciso che lì c'è una buca e che vorrà tirare okay, sempre là. Faccio il primo waypoint. Perfetto. Set. Quindi adesso in questo momento lui ha settato
ho fatto il primo waypoint. Ok, ha settato uno spot per poter calare continuamente in quella posizione geografica. Certo. Perfetto. Allora, adesso noi possiamo già fare ritorno a casa. Ok. Ok? Perché abbiamo fatto l'OM. Ok. Guardate ragazzi, Andrea, puoi appoggiare il telecomando? Esatto. Guardate il barchino. Guardate, nessuno sta muovendo il barchino, ragazzi. Mani in alto. Sembra una cazzata, siamo tre pirla, ma nessuno sta muovendo il barchino e il barchino sta tornando indietro. Ok? Questo è il pilota automatico, ragazzi. Naturalmente lo possiamo mandare al waypoint. Ok, perfetto. E adesso noi abbiamo deciso di ricalare lì. Adesso abbiamo preso la Moor da 20 kg. Ok. Vogliamo ricalare sullo stesso hotspot e il barchino da solo va. Schiacciamo sul waypoint 1. Go. Via Max, togliti. Sì, scusa, sennò... volevo far vedere che nessuno ha telecomandi in mano. E il barchino va a calare per waypoint 1 nello spot che prima aveva scelto Andrea. Il totale massimo sono 10 waypoint. Ok, quindi 10 spot di pesca al massimo. 10 spot di pesca qua, 10 spot di pesca in un altro lago, 10 spot in... Per ogni, diciamo, sessione si ha 10 punti a scelta. Ce ne abbiamo. Diciamo che se siamo in due soci come me e te, sono abbiamo 6 canne e quindi 6 waypoint. Esatto. Ok. Adesso giù Andrea cala, perché la calata va sempre fatta dal telecomando, non cala automaticamente. Certo. Quindi certo, bisogna certo andare a schiacciare la levetta quando vedete che il barchino... Allora, abbiamo 12 secondi per calare. Sì, quindi ce n'è di tempo. Ce n'è di tempo, o se no abbiamo il manuale automatico. Si può passare dalla pilotazione automatica al manuale, basta premere una levetta. Qua, esatto, basta. Ok. Cioè, manuale automatico. Basta, perfetto. Qua abbiamo i fari e qua abbiamo lo scambio. Perfetto, ragazzi. Ok. Barchino ora ha calato. Mandiamo. E adesso lo facciamo tornare indietro. Ritorno a casa. Naturalmente si può andare da waypoint a waypoint. Andiamo a waypoint, se poi si può fare quello che si vuole. Certo. Ok? Certo. E il barchino sta tornando. La T1 sta tornando. E si fermerà esattamente dove l'OM. Abbiamo posizionato l'OM, ovvero a mezzo metro dalla riva. E lo riprendiamo. Perfetto. Eccoci qua, ragazzi. Il video è concluso. E Cri, per me un video così ci stava a farlo, soprattutto perché tutte quelle domande a cui non sapevamo rispondere, penso che oggi abbiano trovato un po' di risposte, ok? Sì. C'è tanto da dire, ci sarebbe tanto da parlare, noi abbiamo cercato di... Infatti abbiamo preferito creare un video proprio perché rispondere diventava impegnativo, quindi abbiamo scelto di inserirlo nella Climax Zone, perché comunque parliamo di un prodotto per carp fishing, quindi prevalentemente usato per quello, quindi giustamente abbiamo inserito lì. Certo. Ringraziamo Andrea che oggi ci ha fatto il piacere di venire qui a presentarci un attimo, a farvi vedere come funzionano i suoi bambini. E Andrea, vuoi... Ringrazio tutti, ringrazio voi. Grazie a te Andrea. A te. Gentilissimi, come al solito, e ringraziamo Antille. Certo. Sì, Lago Antille, ringraziamo Antille, Alessio e Gianna che ci hanno dato la possibilità di girare. Esattamente, un gran bel posto, una gran bell'acqua. Assolutamente sì. Avete visto il video, ragazzi? Posto stupendo, pesci magnifici. Purtroppo non abbiamo preso niente, però in un'ora e mezza non si poteva pretendere. Questo mi fa capire che comunque non è facile. Esatto, sì, il posto sì. Quindi niente, ragazzi, allora riassumendo, spero abbiate un po' capito più o meno come funzionano, e ovviamente poi chi volesse informazioni magari più nel specifico
vi mettiamo in contatto appunto con, esatto, direttamente con Andrea, ragazzi, come già abbiamo fatto. E possiamo... una cosa, io sono disponibilissimo 24 ore su 24, chiamate, non dorme mai, quindi sì, no, il mio telefono è sempre acceso. Questo chiamate è rispecchia quello che è la persona di Andrea. Se avete qualche problema per qualsiasi problema, chiamate. Sì, sì, perché è veramente una persona disponibile, e per qualsiasi problema che anche noi, perché essendo nuovo qualcosa non capivamo, chiamiamo Andrea e lui ci risolve il problema a distanza, perché ci spiega che cosa può essere andato storto, quale accorgimento fare. Quindi il chiamate suo era per dire sono disponibile per qualsiasi cosa. Basta, noi ragazzi per questa puntata della Climax Zone con Andrea Torresin la chiudiamo qua. Ci rivediamo sulla prossima puntata, che non vi diciamo che cosa sarà, quando e dove, con chi, perché. Ma ci sarà. E da Climax, Andrea Torresin, Lago Antille, con Yachty 1 è tutto. Ciao!